Grazie. Benvenute e benvenuti, grazie per la vostra presenza. Vedo amiche e compagne di diverse città, dal Piemonte alla Sicilia, non posso nominare tutti, rappresentativi di un'Italia lunga e stretta, un'Italia bellissima, unica al mondo ma ancora con grandi sofferenze. E fatemi dire grazie innanzitutto ai nostri ospiti, studiosi, personalità di governo, sindaci, leaders della politica, del Parlamento, di associazioni, di movimenti, a Carlin Petrini che ci illuminerà. Io credo di essere qui come milanese innanzitutto stamani a darvi il benvenuto con la mini associazione Democrazia Esigente. E penso di dovervi raccontare in pochi minuti, davvero in pochi minuti, perché abbiamo chiesto a tutti voi la gentilezza, la grande gentilezza di essere qui. Ma io direi per confrontare le ragioni e forse qualcosa di più, un sentimento su questa nuova stagione, perché in fondo una comunità si rigenera e c'è da rigenerare, se insieme alla concretezza si riscopre e si reinventa. Vedo qui Daria, una canzone comune. In pochi mesi è cambiato tutto, ritmo, colore, l'andante è più allegro, ma lo spartito non è ancora finito. C'è la forza vera di un premier con un governo che ha cominciato a ridistribuire. Si può correre verso il traguardo di riforme e io dico qualche ritocco alla legge elettorale sarà da fare. Governiamo in tantissimi comuni e regioni, il PD ha sfondato il 40%, è primo e insediato nel Partito del Socialismo Europeo, è vissuto come argine ai nazionalismi e come risorsa per un'altra Europa. Direi quindi che molto è accaduto, tantissimo è accaduto, ma ora deve avvenire qualcosa che io chiamerei il New Deal della restituzione. Restituzione di redditi, di riconoscenza al lavoro, alle qualità, all'onestà, alla ricerca, alla cultura. Ecco, quando tutto cambia, come diceva questo bel filmato, sarebbe però un peccato indossare vecchie magliette, difendere fortini di un tempo andato, andato quel tempo, guardate, con i suoi vizi, ma anche con molte virtù. Ma aggiungo, sarebbe triste anche accomodarsi per necessità, convenienza e smarrire il dovere, direi la passione di un pensiero, di un contributo. E io, come dice il bel libro recente di Veca, uso il suo titolo, sottolineo l'alternativa c'è, quel titolo si intitola l'alternativa c'è e l'alternativa inizia col dirsi con schiettezza anche stamani, oggi pomeriggio, come nel Partito Democratico la sinistra, una sinistra ripensata, può essere utile per alzare l'asticella delle ambizioni morali, del consenso, per spingere idee, battaglie, in sintesi, perché l'articolo 3 della Costituzione, sapete di che parlo, sia compiuto con quella restituzione a cui facevo cenno. Ne parlerà Gianni Cuperlo e io sinceramente non competo con le sue vette, voglio però ringraziarlo per ieri e per l'oggi, a nome di tutti voi. Mi esprimo con... Mi esprimo così, non sono qui ora, lo dico con schiettezza, perché ho sostenuto Gianni alle primarie, sia chiaro, non sono pentita, ma il congresso è alle spalle, c'è un nuovo inizio, sono qui con voi, con Gianni, perché scommetto che il nuovo inizio abbia bisogno di una sinistra innovativa, sperimentosa, con uno stile umile e insieme ardito. Una sinistra innovativa che sappia fare da ponte tra quanto di buono c'è dentro e fuori di noi. Ecco perché a me fa molto piacere che oggi si confrontino vari protagonisti, vari leader di una sinistra che è del PD, nel PD e fuori dal PD. Una sinistra e un PD che si propongano di coltivare e saldare un grande campo, ararlo,
ararlo con l'affetto per la cultura e l'intelligenza di cercare costantemente una mescolanza. Nel 40% c'è molto, ci sono paure, il vuoto altrui, ma il dato di fondo è che ha vinto la speranza e in una crisi durissima. Questo paese ha vissuto altri momenti in cui il bisogno di cambiamento ha sopraffatto conservatorismi, chiusure e peggio ancora. La mia città, Milano, può raccontarlo nel male. Erano ansia di cambiamento anche Forza Italia e Lega. Nel bene, con Pisapia solo 3 anni fa. L'Italia, lo sappiamo, è una storia costante di spinte, strappi, conflitti positivi e interruzioni, rivoluzioni o strategie tradite anche drammaticamente. E noi siamo qui questa volta per non tradire quelle speranze. Spesso, va detto, la politica, anche la migliore, anche la nostra, ha perso perché si è accontentata. Cioè ha smesso di credere che un nuovo mondo è possibile. È avvenuto anche di recente, nella coda del governo Monti, col primato dei conti e l'offesa della giustizia sociale. Esodati, pensioni minimi sono lì a ricordarcelo. D'altronde, la lingua e il linguaggio, ci direbbe il professor Banfi che ci sta ascoltando, parlano per noi. Così è potuto accadere che abbiamo sostituito penultimi con ultimi, fino a non frequentare più gli ultimi e non riuscire a saldarli coi penultimi. È avvenuto che alla parola laicità si dovesse sempre aggiungere dialogante, fino a smarrire l'autonomia della politica, che sul referendum per la fecondazione assistita è avvenuto che molti girassero la testa altrove. Ora le sentenze dicono che non eravamo scellerati, ma semplicemente costituzionali nel volere modificare una legge cattiva. È avvenuto che l'aborto si nominasse meno e ora assistiamo a nuove forme di aborto clandestino, o che malgrado la lettera del Presidente della Repubblica in Parlamento è avvenuto che non si sia avuta la forza di misurarsi per avere un saggio testamento biologico. Allora, diciamolo, qualche subalternità c'è stata e così il pensiero unico riusciva a dimostrare la secondarietà di certi temi fino a regalare ad altri il diritto alla salute. Si potrebbe rispondere a questo che la nostra carta contiene la tutela delle minoranze, ma la cosa che mi interessa dire per chiudere è che il fatto politico è che così sono arretrati tutti i diritti: occupazione, opportunità, maternità, coppie di fatto, è aumentata la povertà. Anche oggi leggiamo di 30.000 bimbi poveri solo a Roma. Ora, io credo che possa essere davvero una stagione magica se alle riforme accompagniamo traguardi di cittadinanza. E sì, lavoro e lavoro, sì scuola pubblica, sì unioni civili, sì però linee guida per la fecondazione, programma per i dopo di noi, programma di attenzione per i portatori di diverse abilità, programma che faccia davvero di un traguardo alla portata la legge di cittadinanza per i bambini stranieri che nascono nel nostro paese. Impariamo cioè, ed è un compito della sinistra, a non dividere ciò che la persona unisce in sé. Questo è un modo per far crescere doveri, tolleranza, bene comune. Insomma, sono ponti da gettare. Ed è uno sguardo innovativo, determinato, esigente che noi dobbiamo aiutare ad avere il governo. Il riformismo dall'alto non ce la farà senza un corpo sociale e una cittadinanza attiva, vivi, senza sindacati, tutti da rinnovare, ma sindacati democratici indispensabili per far crescere un paese. Nessun leader, neppure il migliore, basta a se stesso. Noi sosteniamo Renzi, il governo. Tuttavia anche la scommessa del governo si basa sulla capacità di un partito nuovo che sappia essere di esempio, in cui il pensiero critico sia apprezzato quanto la solidarietà e l'unità nei traguardi da raggiungere. Noi non siamo un ascensore sociale per pochi e per un ceto politico, ma una risorsa straordinaria per milioni di giovani e di più sfortunati nel paese.
Vedete, e chiudo, una delle ragioni per cui mi spiace che il professor Rossi oggi non possa essere qui, tuttavia non rinunciamo a un'altra occasione con lui, è perché in questi anni il suo domenicale, almeno per me, è stato di sollievo e una bussola. Il capitalismo ha ucciso i diritti umani, scriveva per Tempo e in modo profetico. Una nuova economia, aggiungeva, può rinascere se rimette al centro la dignità della persona, il valore della persona e l'etica pubblica. Insomma, è la grande utopia di questo secolo l'universalità e l'indivisibilità dei diritti, ovunque, in ogni parte della terra e per chiunque. Se alziamo lo sguardo al mondo, è più chiaro che non c'è un prima e un dopo tra economia e democrazia, tra sviluppo e ambiente, tra crescita e contrasto alle miserie materiali, alle guerre come in Nigeria, in cui il conflitto si misura ancora una volta sul dominio del corpo delle donne. Dialogo dunque, sì, ma quello vero e serio, tra religioni, etnie, popoli, di cui torni ad essere protagonista l'Europa della cooperazione. Comunità, sì, anche per vincere le solitudini e le passioni tristi, magari a partire dalle malattie dell'anima di quegli adolescenti, con una domanda di senso inevasa, a cui non basta la risposta del successo ad ogni costo. O sì, delle donne, per le quali la restituzione significa innanzitutto immediatamente due cose: l'adozione subito di un piano contro molestie e violenza e un programma mirato per il lavoro. Un nuovo corso dunque e una sinistra nel PD per riformare passo dopo passo, per costruire passo dopo passo, ma anche per trasformare profondamente cultura, costume, società e così fare democrazia. Noi siamo qui per dare una mano. È poco forse, diranno alcuni, ma ci stiamo mettendo il cuore. Lo sentirete oggi attraverso i visi, i volti e la passione di tanti che parleranno in questa giornata. Grazie.